La Leventina, il Bellinzonese, il Moesano, la Riviera e il Mendrisiotto sono le aree della Svizzera più colpite dal Covid-19. Dati più incoraggianti invece nel Luganese, nel Locarnese e nella Valle di Blegno. È quanto emerge dai risultati dei tamponi effettuati dall'ente ospedaliero cantonale fino all'altro ieri. Il campione rappresenta circa l'80% dei test effettuati dall'inizio dell'epidemia. Come riporta il sito della RSI Radio Televisione Svizzera, la Leventina ha quasi 11 positivi per 1000 abitanti, il Bellinzonese e il Moesano superano i 10 positivi per 1000 abitanti, mentre il Luganese e la Valle di Blegno arrivano a circa 3 positivi su 1000 cittadini. Dal quadro emerge anche che sono in maggioranza le donne ad essere risultate positive, ma sono gli uomini a finire più spesso in ospedale. L'età media dei pazienti è di 61 anni. Intanto, secondo il rapporto dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta, aggiornato alle 8 di questa mattina, in Ticino si registrano 17 nuovi casi di contagio e 7 nuovi decessi. I positivi arrivano così a quota 2.994 e i morti a 277. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 244 persone, 188 in reparto e 56 in terapia intensiva, delle quali 42 intubate. Dall'inizio della pandemia sono state dimesse dalle strutture sanitarie 606 persone. Guardando all'intera Svizzera, come riporta il sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica, i casi, aggiornati sempre a questa mattina alle 8, sono 27.404, mentre i decessi sono arrivati a 1.111.